Solito venerdì, solito raduno a Mondo Juve. Il video inizia davanti alla piadineria. Sì, sono venuto a mangiarmi una piadina. Sono sempre con Even. C'è Fili che è a piedi, ma lui no, quindi a piedi non lo facciamo vedere perché non ci interessa. La moto è fresca fresca dall'Expo. Infatti, come potremmo vedere, sono tutti pezzetti di carbonio. Non vi ho mai spammato abbastanza quello che io vesto nei miei video. A parte che ho tutti i cargo della Raven, la felpa sotto e tutto. Ma questi guanti, cioè, vogliamo dire, degli Envy? Link in descrizione. Ok, è finito la marchetta, possiamo continuare. Tra l'altro stasera ci sarà anche qualche ospite speciale. Sempre se arriva, perché è super in ritardo che ha beccato incidenti per strada. Dovrebbe venire il Giaguaro di Milano, il buon Pit. Non ce la farei mai nella vita, ragazzi, a venire in macchina a quest'ora d'uno. Fammi chiudere la targa. Oh, ok. In una serata di nebbia e foschia a Torino arrivò un R1. Ciao bello. Ciao ragazzi. Arrivato Benito. Guarda che la prossima volta vengo con una moto che ti fa sfigurare la Io non vedo l'ora, almeno abbiamo dei bolidi tutti insieme. Posso fare due fiamme al volo? Due. Qua abbiamo il Viga. Pazzissimo, è arrivato, si è buttato nella folla. Mi ha fatto la sorpresina. Mamma mia. Ora sì che si ragiona, eh. Ora si ragiona. No, io non ci posso credere. C'è una Giaguara. Mi scusi, mi fa un autografo? No. Perché no? Perché sennò è antipatico. Sulla chiappa? Sì, vai. Merda, fra. Ma è bellissimo. Però sto pensando di capire come cazzo legarle. Beh, di ganci ne hai, eh. Ma comincia a caricare sulla tua, metti la destra. Trasporti SRL Viga. E che mezzi. Che cazzo è? Porco Dio. Però non è possibile una roba del genere. Fili, tu te ne intendi di legare cose? Se fosse una tipa ti legherei volentieri. Vai! Ma arriva! Vai! Porco Dio! Ma cazzo! No, ma zio, ascoltami, tu mi devi spiegare come hai fatto ad arrivare prima di noi. Com'è? Va bene. Sei arrivato prima di noi. Non se l'aspettavo! Merda, ragazzi, qua mi sfondano la moto, sono sicuro. Ma se no non posso stare tipo dentro. E così. Tac, metti la tua qua. Ma è andato tornando un'altra, zio. Ho fatto un po' di contenuti. Non c'era il Giaguaro di... So che sei un po' in depressione perché non c'era il Giaguaro di Milano. C'era una tipa con la roba da Giaguaro. Veramente? Sì, guarda. È registrata. Mm-hmm. No, vabbè, fantastico. Quella la devi puntare di là e questa in teoria la dovresti puntare di qua. No, no, perché è sul cavalletto. Fratello, tipo, siamo 40 minuti da legare la moto. Fili sembra quello che le ruba le moto, più che altro. Ma non posso stare dietro, raga. Metti la tua, zio, sto dietro, andiamo a casa mia e la posiamo. Tanto è lì di fianco dove dobbiamo andare. Fratello, mi fai tagliando. Cioè, mi avete chiamato mentre nel momento in cui stavo fuori. Fallo a lui! Faglielo fare a lui! Mi hanno chiamato solo per questo, capito? Fratello, grazie mille che sei venuto da Milano a legarci le moto. Minchia, le metti là. La mettevo per terra, zio, le metti. Vai, appoggiala. Che cazzo sono smigol, porco di Dio. Figa, cioè. E zio, non riesco a muovermi. Non riesco a muovermi. Dai, figa. Vengo in moto. No, no, all'andata sono andato. Però visto che lui è arrivato da Milano, me la faccio portare a casa. Ci sono problemi di legaggio. Poi se
Raga, lui è espertissimo, che va sempre in pista. Magari ci facciamo andare una mano lui. Sì, sì, è quello che volevamo fare, che abbiamo fatto prima. Il problema è che non abbiamo spazio per legarlo, capito? E il problema è che ci va un altro R1. Dio, allora lei non sta bene, ha mal di pancia. E quindi deve bere qualcosa di caldo. Allora ho detto, in Piemonte c'è qualcuno che fa la tisana su. E lo fate da voi o no? Tisana su? Bravo. Beh, sì. Tisana su. Cos'è? La tisana su. Dai, andiamo, fra, ma voi gli date pure retta, porco due. Andiamo, che dobbiamo portare un furgone dentro. La serata sta finendo con me che vengo chiuso in un furgone con le moto. Che comunque ti devo dire, non è male. Trasporti speciali. Niente, partiamo. Vediamo cosa deve succedere. Merda, raga. Ho paurissimo. Bro, fermo. Si gira la tua moto. Ragazzi, siamo arrivati. È stato un'esperienza orribile. Aspettiamo che i miei amici mi liberano. Però le moto sono sane e salve, in teoria. Fratello, è stato orribile. Sì, fra un parto, sembrava di guidare la nave. Ma cos'è che stava succedendo? Non ho capito. Stava accapotando sta moto qua. Stava girando la moto. Perché lui è arrivato cattivissimo la prima curva. No, fra, tu qua come cazzo l'hai legato? Stai parlando con te, eh? Moto scaricata, siamo riusciti ad arrivare sani e salvi. Ti direi, perché questo video è stato abbastanza, l'esperienzina me la sono fatta. Jaguar è venuto da Torino. 250 km andate e ritorno per niente, per stare in macchina. Per stare in macchina. Sì, esperienze incredibili, ragazzi. Ci vedremo forse la prossima volta. Dal Jaguar di Torino, Jaguar di Milano. È un tutto. È un tutto. È tutt'uno.